In questo caso ho un triangolo rettangolo e so che un cateto è tre quarti dell'altro, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che se AB lo divido in quattro segmenti, ciascuno da un quarto, ecco qua, ciascuno di questi segmenti vale un quarto. Allora, di questi segmenti da un quarto ne devo prendere 3 per costruire AC. Eccoli qua. Anche questi segmenti valgono ciascuno un quarto. Quindi in tutto i segmentini da un quarto che compongono cateto maggiore e cateto minore sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il problema mi dà anche la somma in centimetri di questi due cateti, cioè se io faccio AB più AC in centimetri mi esce 105 centimetri. Allora, come posso sapere, come posso risalire alla misura di AB e alla misura di AC? Molto semplice, mi basta trovare il modo di capire quanto vale un segmento da un quarto. E questo modo è prendere la somma in centimetri, 105 centimetri, 5 e dividerla per il numero di segmenti che abbiamo detto sono 7. Quindi 105 diviso 7, 15. 15 centimetri è la misura di ciascun segmento da un quarto. Adesso io so che AC è composto da 3 di questi segmenti da un quarto che misurano ciascuno 15 centimetri, quindi AC sarà uguale a 15 centimetri per 3, cioè a 45 centimetri. E invece AB sarà uguale a 15 centimetri per quanto? Per 1, 2, 3, 4. Quindi per 4. Quindi sarà uguale a 60 centimetri. Conosco la misura dei due cateti. Per trovare il perimetro ho bisogno anche della misura dell'ipotenusa. Quindi CB sarà uguale, solita applicazione del teorema di Pitagora, a 45 centimetri alla seconda più 60 centimetri alla seconda. Svolgo i calcoli, 45 alla seconda mi dà 2025, radice di 2025 centimetri quadrati più 60 alla seconda 3600 centimetri quadrati. Ecco qua. Il risultato è 5625 centimetri quadrati, la cui radice ci restituisce 75 centimetri. Manca un 5 qua, scusate, lo riscrivo meglio, se no vi confondo le idee. Ecco, 75 centimetri. Ora conosco tutti gli elementi per calcolare sia l'area sia il perimetro. Cominciamo dal perimetro che sarà uguale a, abbiamo detto, 45 centimetri più 60 centimetri più 75 centimetri. Quindi più 45 più 60, e quindi il perimetro misura 180 centimetri. E invece per calcolare l'area ci basta fare cateto minore per cateto maggiore fratto 2, cioè 45 centimetri per 60 centimetri tutto fratto 2. 45 per 60 mi dà come risultato 2700, diviso 2 ottengo 1350 centimetri quadrati.